delle aziende pubbliche sono aziende sane rispetto al passato. Quindi ci sono dei dati che sono positivi, a fronte però di che cosa? Di un benchmark che è nel rapporto di tariffario, e cioè in Italia rispetto a Spagna, Germania, rispetto all'Inghilterra, le tariffe sono esattamente inferiori del 50%. E questo la dice lunga sul fatto che tutti i costi che le aziende in questi anni hanno sopportato come aumenti di implementazione a cui facevo riferimento prima, per fortuna, dico per fortuna, degli utenti non sono ribaltati sull'utente. E questo credo che sia una delle notizie più importanti. Cioè l'utente oggi può continuare, prendendo i mezzi pubblici, non soltanto protegge l'ambiente, ma risparmia, che credo che sia forse il titolo cui io domani farei al posto vostro. E questo è, questa è la cosa più, è la cosa più importante. Tutto questo va sicuramente, non possiamo trascurare nemmeno l'innovazione. Infatti, con Regione si sta lavorando attraverso un finanziamento del PNRR a un mass group, quindi è non un mass group, a una piattaforma unica dove gli utenti potranno accedere e verificare tutte le connessioni. Questo non soltanto per migliorare l'offerta dei tanti turisti che ci auguriamo non possano sempre essere in aumento e frequentare le nostre regioni, ma io credo che questo servizio debba essere reso necessario anche e soprattutto per i nostri corregionali. Rapporto, lei ha curato in maniera tecnica questo appunto rapporto. Quali sono magari gli indicatori che poi hanno portato a un'accelerazione anche sugli investimenti del trasporto pubblico in Italia? Ma i dati di bilancio 2021-2023 che abbiamo analizzato evidenziano una forte accelerazione del flusso di investimento da parte delle aziende, sia nel 2022 sia nel 2023. E peraltro anche le previsioni che abbiamo effettuato sull'anno in corso, sul 2024 e sul 2025, evidenziano una ulteriore accelerazione. A sostenere i flussi di investimento sono le politiche, le misure che sono state adottate. In particolare sul 2022-2023 abbiamo visto gli effetti del piano strategico. Sul 2024-2025 ci aspettiamo gli effetti soprattutto del PNRR, nonché del rinnovato dell'ulteriore quinquennio previsto dal piano strategico, per il quale peraltro siamo in attesa dei decreti, delle attuazioni. Parla anche ovviamente di transizione ecologica, quali sono magari le prospettive future, pensando comunque ad un trasporto pubblico più green? Dunque, le prospettive sono interessanti e sicuramente sfidanti. I dati sulle immatricolazioni ci dicono che la flotta si sta convertendo sempre più in un'ottica di sostenibilità con nuovi tipi di motorizzazione a minore impatto, e in particolare le motorizzazioni ibride ed elettriche hanno avuto veramente delle crescite molto, molto interessanti. Il trasporto pubblico, poi, in un'ottica di transizione energetica, è importante sia per appunto la capacità di rinnovare le proprie flotte, ma poi in quanto servizio pubblico e in quanto in grado in qualche modo di spostare la domanda dal trasporto privato a un trasporto di tipo collettivo che inevitabilmente ha un impatto inferiore sulla congestione delle nostre strade, sull'inquinamento e via di seguito. Assessore, quest'oggi si parla di trasporti, volendo fare un focus sulla città di Bari. L'amministrazione leccese è fortemente convinta nell'investire nel trasporto pubblico locale, infatti stanno arrivando nel vivo i due progetti più importanti di questa amministrazione, il BRT e l'acquisto dei nuovi pullman. Il BRT in fase di addirittura d'arrivo la progettazione, quindi per i primi mesi del 2025 partirà la realizzazione delle infrastrutture, invece sono partiti gli acquisti per i 45 bus che passeranno su questa infrastruttura. Ricordiamo che la città di Bari avrà per la prima volta la metropolitana di superficie che viaggerà su 19 chilometri di linee dedicate e semafori preferenziali, quindi con tempi di attesa di massimo 5 minuti negli orari di punta e di 10 negli orari di morbida. Quindi sarà una rivoluzione totale che invoglierà i baresi a lasciare l'auto a casa. Contestualmente, stiamo per ricevere la fornitura dei 135 bus che andranno a sostituire completamente il parco mezzi in dotazione dell'AMTA. Pensate che quasi totalmente, il 90% dei pullman che viaggeranno a regime sarà totalmente elettrico di nuova generazione a zero emissioni, solamente il 10%
sarà costituito da bus ibridi di recentissima costruzione che abbiamo già acquistato negli ultimi 2 anni. Assessore, per quanto riguarda i trasporti, c'è anche il discorso dello sharing, la precedente amministrazione ha creduto molto in questo settore, però le cose non sono andate benissimo. Ma io ritengo invece che lo sharing sia stata un'esperienza molto positiva della scorsa amministrazione. Noi stiamo per uscire, per esempio, in primavera con i nuovi bandi per l'affidamento di questi servizi e quindi crediamo e rinnoveremo ancora nella locazione, quindi breve, di auto, automini elettriche, scooter, biciclette, monopattini, cercando di portare dei correttivi dettati da queste esperienze. Quindi, per esempio, le anticipo che cercheremo di far parcheggiare in maniera più ordinata anche i monopattini, perché una delle critiche che viene spesso sollevata in tutte le città in cui esiste questo servizio è l'abbandono selvaggio, quindi creare dei punti di hub di riconsegna. Con questo accorgimento si appunto renderà tutto più funzionale. Assessore, osservazioni al volo, la metropolitana di superficie cosa comprende, quali aree nello specifico e soprattutto per il trasporto notturno? Se ne era parlato anche in campagna elettorale, ci sono novità, ci si sta muovendo in questo senso? La metropolitana di superficie attraverserà 4 direttrici che si intersecheranno come se fosse una X, immaginiamola, dai punti diversi della città, quindi da sud a nord e dall'entroterra al centro, andando a congiungere i punti principali di attrazione che sono anche a livello regionale, immaginiamo l'università, il policlinico, gli ospedali, tutti gli enti pubblici, per cui sarà veramente un sistema innovativo. Per quanto riguarda l'implementazione dei park and ride, quindi sia della fascia oraria che della dotazione di posti auto, stiamo al lavoro appunto su questa direttiva. Noi contiamo di raddoppiare i posti auto che vengono lasciati immediatamente nelle vicinanze della tangenziale, per cui lasciamo a monte e non facciamo entrare le auto in centro. Siamo al lavoro sulla redazione del primo piano parcheggi della città di Bari, proprio che va in questa direzione. E far valere questo aspetto che sia sempre più condiviso. Quelli numeri di cui parlava poco fa il Presidente sono numeri importanti per la nostra regione in particolare, ma soprattutto mi piace sottolineare che dietro quei numeri ci sono le storie di persone, storie di lavoratori, storie di pendolari, storie di chi chiede al pubblico di essere vicini, e io credo che questo lo possiamo fare lavorando sempre più in rete come stiamo facendo, e spero che sia sempre più un rapporto che vada ampliandosi al fine di dare un servizio sempre più adeguato, avendo ben chiari che non sempre l'aumento dei prezzi per il trasporto è la strada da seguire. Perché racconta un'altra storia, raccontano che ad esempio le grandi aree metropolitane hanno bisogno di finanziamenti ad hoc, possono esserci, ma non riguardano il tema del rinnovo del contratto e il contesto in cui questo si sviluppa. Parlano di polverizzazione delle aziende, e questo è falso, perché non è questo il problema del mondo dei trasporti. Quindi stanno generando entropia, come si dice da anni, per distrarre l'attenzione della politica rispetto ad alcuni bidoni grandi e inefficienti, che non sono tra le nostre fine. Questo è il tema che in qualche modo ho bisogno di risottolineare con voi. Il del nostro lavoro è una pienissima autonomia, quindi non c'è nessun rischio di interferenza di terzi in tutto ciò che facciamo. Questa è una precisazione importante, perché altrimenti andrebbe a pregiudicare completamente proprio quello che è il nostro lavoro, quindi la vigilanza che il nostro ruolo non sia ancora ben compreso, forse è colpa nostra, dovremmo forse farci conoscere meglio e quindi meglio farlo appunto capire quello che è il nostro ruolo, quello che ci sono i nostri atti. Sono obiettivamente un po' sorpreso da queste due dichiarazioni del Presidente Cipelli.